Ecco, poi c'è delle brevi note storiche, ecco, neanche una pagina ovviamente, quindi come dico è davvero misero, cioè mi dispiace dover trattare questo argomento così, davvero miserabile, nel senso per come è esposto qui, però, che poi tra l'altro è un libro che comunque vabbè, leggetelo solo se non trovate nient'altro sulle Hawaii, perché vabbè, non è scritto neanche bene, è abbastanza noioso. E le uniche cose interessanti, come vedete, sono giusto qualche stralcio così. Gli hawaiani, come i messicani, discendono da popolazioni originarie del nord-est asiatico che attraversarono lo stretto di Bering nel Paleolitico e nel Neolitico, proseguendo verso sud fino all'Oceano Pacifico, attraverso la Nuova Guinea, portando con sé le loro divinità. Gli hawaiani non erano gli unici a credere che il loro destino dipendesse da spiriti invisibili. Questi esseri tremendi, non sempre ben disposti, come dimostravano maremoti, eruzioni vulcaniche e flagelli, andavano placati se si voleva che continuassero a elargire saltuariamente le loro benedizioni. Come in molte altre culture, i riti religiosi necessari a chetare gli spiriti erano una costruzione teatrale dell'uccisione del dio primordiale, avvenuta per consentire la nascita del mondo e che andava ripetuta ogni anno per garantire il ritorno della vita. Il dio sacrificato sopravvive nelle sue creature, piante, animali, minerali e si trasforma egli stesso in uomo. La ripetizione del rituale dà all'uomo la certezza che qualcosa esiste in assoluto. E che questo qualcosa è sacro. Il sacrificio del maialino in onore di Cook è un momento di quel primo assassinio salvifico. La sua reiterazione non ha altro significato, afferma il filosofo Mircea Eliade, se non quello di richiamare alla memoria divina l'atto esemplare che dette origine a tutto ciò che esiste oggi sulla terra. Se ogni sacrificio è un atto di venerazione in onore di quel primo assassinio, ciò significa che in un modo o nell'altro gli uomini continuano a nutrirsi della divinità. In un testo di Meister Eckhart, un mistico tedesco del XIV secolo, si legge: «Qui da anni celebriamo la festività perché la nascita eterna si perpetua nella natura umana. Sant'Agostino afferma che questa nascita è sempre in atto». Allora, ovviamente c'è solamente questo sul modo in cui gli hawaiani concepivano comunque le divinità. Il rapporto con la divinità, l'autrice fa un breve paragrafo dove ci informa che molto probabilmente, cioè che quasi sicuramente, ecco, erano eseguiti sacrifici animali. Adesso non so dirvi se effettivamente fossero eseguiti anche sacrifici umani, può essere, anzi, può essere molto probabile che sia così, effettivamente. Però per il momento come notizia certa abbiamo questa cosa, ovvero che per onorare un certo tipo di Dio era in vigore comunque il sacrificio animale.